Ok, ciao ragazzi, allora ci deliziamo il finale, ok, hanno lasciato la parte più succosa. Come sapete, in queste settimane, in particolare negli ultimi giorni, alla Camera si è combattuta una battaglia che era quella della legge elettorale, una cosa che agli italiani interessa poco. Io lo dico veramente, dico ai cittadini in giro non gliene frega niente, anzi quando si parla di legge elettorale si annoiano. Purtroppo però la legge elettorale è la madre di tutte quelle porcherie di cui oggi vi hanno parlato. La legge elettorale è la madre della spesa del 1,5 miliardi per fare quella inutile stazione, perché la legge elettorale determina chi viene eletto, chi prende le decisioni e chi poi approva lo stanziamento. Quindi non dobbiamo dimenticare, così come abbiamo combattuto, se vi ricordate, contro l'Italicum a suo tempo, abbiamo fatto anche i ricorsi, contro il Porcellum, e vi voglio appunto fare questa sequenza, Porcellum, Italicum, tutte incostituzionali, e oggi arriviamo al Rosatellum bis, che in realtà andrebbe chiamato col suo nome e cognome, che è Merdellum, ottenuto a iniziare con Rosatellum bis per dirvi come in realtà lo dovremmo chiamare. Perché? Oggi io proverò a spiegarvi alcuni meccanismi di come funzionerà. Lo faccio perché comincia comunque a essere necessario attrezzarsi, perché malgrado questa legge elettorale hanno pensato di fermarci a suo tempo, meglio questo, ok, hanno pensato di fermarci facendo l'Italicum, anzi prima con altre provando a bloccare proprio la nostra candidatura e poi facendo l'Italicum, poi i sondaggi hanno dimostrato che con l'Italicum avremmo vinto e allora cambiano la legge, ma probabilmente i sondaggi dimostreranno a breve, come già qualcuno oggi aveva pubblicato, che anche con questa legge quando hai i voti vinci e non c'è bisogno di fare un meccanismo astruso come quello che hanno messo loro in campo. Cerchiamo di andare nel dettaglio per farvi capire che cosa avremo. Allora, innanzitutto questa sarà una possibile scheda elettorale, anzi è il facsimile della scheda elettorale. Ve la faccio vedere un po' più ingrandita. Quello che vedete è un facsimile di scheda elettorale in cui ci sarà un nome e un cognome in una casella. Sotto il nome e il cognome ci sarà una lista con dei candidati bloccati. Anche qui il nome che c'è scritto lì è già scritto, non lo decidono i cittadini, è già scritto, lo decidono i partiti. La lista contiene un elenco da 2 a 4 candidati che sono decisi sempre dai partiti. In qualche caso avremo un solo candidato e una sola lista, in qualche altro caso ritornano quelle odiose e fastidiose coalizioni, per cui potremmo avere un candidato e una serie di liste, se tutte bloccate, che è collegata a quel candidato. Ora andiamo meglio nel dettaglio. Lo Stato quindi è diviso in 28 circoscrizioni. Io non so se vi ricordate, per le elezioni scorse, in Lombardia noi avevamo 3 circoscrizioni, adesso diventeranno 4, ma facciamo finta che rimangano 3, non è quello il problema. Lombardia 2, per esempio, era una circoscrizione che comprendeva Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese. Ok? Questa circoscrizione viene divisa ulteriormente in collegi plurinominali, che adesso vedremo meglio con un grafico. I collegi plurinominali a loro volta i mini collegi uninominali. Ok? Questo era un grafico, vedrete bene. Questo è il grafico, ad esempio, che riguarda Varese, tanto per farvi capire. Noi abbiamo la Lombardia, la circoscrizione 2, che poi è divisa, sto facendo un'ipotesi perché ci vogliono 30 giorni perché il governo faccia i collegi,
Quindi la circoscrizione 2 è divisa, ad esempio, ipotizziamo, in 6 collegi plurinominali. Uno è per Brescia, uno Bergamo, uno Como, uno Varese, uno Sondrio e un altro Lecco. Ok? Quindi Varese sarà un collegio plurinominale. Cioè a Varese noi avremo una lista di 4 candidati che in tutta la provincia sarà sempre ripetuta. 4 candidati bloccati. Io vi ricordo che ai tempi avevamo una lista di 46 candidati per la circoscrizione Lombardia 2. Ecco, qui ne avremo 4 e saranno i 4 nominati dal partito. Ok? Quindi immaginate, provincia di Varese, ogni partito sa già chi sono i 4 che saranno lì, che sono ovviamente i pezzi grossi di quel partito. Ma il collegio plurinominale è diviso, come dicevo, in mini collegini. Ok? In ogni collegino c'è un candidato che viene eletto col sistema uninominale, cioè secco. Io contro Paola, Roberto e chi altro, tom, colpo secco, un voto in più, passi. Ok? Chiaro, questo è il collegio uninominale. Quindi voi, per esempio, che abitate a Castellanza, probabilmente avrete un piccolo collegio che sarà a Castellanza e dintorni, magari prende un po' di Legnano, un po' di qualche altro comune dintorni, in cui avrete 3-4 candidati che si sfidano, uno per partito, ok? E poi avrete una lista plurinominale, la quale lista semplicemente erediterà dai candidati che si sfidano i voti, capite? Eredita i voti e viene eletta di conseguenza. Questa stessa lista, attenzione, è a Castellanza, ma è un comune più distante, per esempio a Varese città, avremo altri 4 che si sfidano, no? Con la stessa lista proporzionale. Quindi nei vari collegini le sfide a uno dei vari candidati serviranno a portare acqua e voti a quella lista provinciale dei 4 bloccati, che sono poi quelli che ai partiti hanno interesse che siano eletti. Questo è come si vota, ad esempio. Aspetta, vi faccio vedere. Ah no. Allora, entro 30 giorni sarà fatti i collegi dal governo, da una commissione di 10 saggi nominata dal governo, presieduti dal presidente dell'Istat, che è nominato dal governo, però, quindi giusto perché non ce lo facciamo dimenticare. Un candidato si può candidare fino a 5 liste plurinominali. Ok? Una cosa che non vi ho detto che la lista plurinominale può avere massimo 4 candidati. Peccato però che può eleggere anche 8 seggi, quindi potremmo trovarci nella situazione che il numero dei candidati complessivi messi in lista siano meno del totale dei seggi. Noi siamo stati abituati, se qualcuno ha fatto delle liste civiche, che se a Varese dobbiamo eleggere 30 candidati, si fa una lista di 30 candidati, se vanno eletti 30 seggi. Se è un consiglio comunale di 24, si fanno 24 candidati. Bene, qual è il meccanismo? Siccome devo eleggere 1000 deputati, io faccio liste in modo che ne metterò, ogni partito dovrà mettere dentro queste liste 400 candidati, 500, che è il numero massimo che posso eleggere. Così che se vinco, li metto tutti dentro, entrano tutti. Cioè chi è in lista, e se è in un partito che ha una certa percentuale, sa già se vincerà. Sa già se andrà a fare il deputato o il senatore, lo sa prima. Perché lo sa prima? Perché così ti posso chiedere i 40.000 euro di tassa d'ingresso che il PD chiede a ogni candidato, perché altrimenti se non hai la certezza di essere eletto non te li posso chiedere. Questo è un fatto storico accertato e non è una illazione, ok? E questo è quello che succede, ti metto in lista, capolista, in una circoscrizione dove puoi vincere, bene, sborsa i soldi per la campagna elettorale per il partito. Questo è il meccanismo. Il loro unico interesse, ce lo hanno detto senza mezzi termini, il loro unico interesse non è sapere quanti seggi prendono, quanti deputati e quanti senatori, ma quali deputati saranno eletti e quali senatori saranno eletti. Il loro unico interesse è: sì, Vito, tu mi devi dire però con quella legge che proponete voi, con quel sistema, io come faccio a sapere chi dei miei sarà eletto e chi no?
Come faccio a sapere dove mettere quelli che io voglio che entrano a tutti i costi e gli altri invece in un altro posto? È una lotteria che non ci possiamo permettere. Queste sono parole che sono state pronunciate dai vertici del PD e te le pronunciano nei corridoi dietro le quinte, capite? Tu quando dici, ma perché questa legge che vi proponiamo è illegale, come non va bene? Vabbè, perché quella è troppo una lotteria. Come facciamo a sapere poi chi viene eletto e chi non viene eletto, capite? Non chi vince e chi non vince, non la governabilità. Allora, l'altra cosa carina, le coalizioni, ok? Noi siamo stati abituati che se tre vanno in coalizione, i tre ce li troviamo dappertutto e quei tre sappiamo che vanno in coalizione e la cosa... Vabbè, vanno in coalizione, tutto bene, pace. Uno, l'elettore che va a votare sa che quelli andranno insieme. Peccato che avremo le coalizioni nazionali, ma non è necessario che in ogni collegio si presentino tutti insieme. Cioè, nel collegio in uno mi posso presentare con una lista, in un altro collegio con un'altra. Ad esempio, immaginiamo il centrodestra. Fa una grande coalizione Forza Italia e insieme ci mette Viva il Sud e Grande Nord, cacciatori e animalisti. Sono cinque, capite? Viva il Sud, Grande Nord, cacciatori e animalisti. Ovviamente se io sapessi che c'è questa coalizione avrei qualche perplessità, insomma sarei un attimo, ho detto oddio che cos'è, Viva il Sud e Grande Nord o l'uno o l'altra. Allora cosa fanno? In Sicilia si presenta con Viva il Sud degli animalisti, magari, sto facendo degli esempi ovviamente, magari in Lombardia Grande Nord e cacciatori, perché c'è una tradizione di cacciatori. Questo è possibile con questa, si chiamano le coalizioni variabili, con questa legge elettorale questo è possibile, e con questa ovviamente l'elettore non sa che dietro ci sono, c'è anche Viva il Sud, quello del Nord, e quello del Nord non sa che c'è anche Grande Nord, quindi, e i voti poi si incrociano perché la lotteria funziona anche così, perché come vengono distribuiti? Ah, un'altra cosa, le coalizioni non devono avere un programma comune, un capo comune. Anche lì eravamo abituati, ogni coalizione, vi ricordate c'era il PDL con Berlusconi, capo politico, il programma del PDL, poi dentro c'erano le varie accozzaglie, l'Ulivo, c'era Prodi e tutte le coalizioni, tutte dietro 10 o 15 liste. Bene, no, non è così, ognuno presenta il suo capo politico. Capite? Quindi ognuno può dire io Berlusconi sono il capo politico, io Salvini sono il capo politico, io Meloni sono il capo politico, di che? Di una mini accozzaglia, cioè di un pezzettino di quella accozzaglia, ma in realtà non sei niente. Però capite che fa figo poi presentarsi agli elettori dicendo che se voti quella coalizione poi il voto va a me e posso diventare il capo politico di che? Di niente. Allora, poi un'altra roba strana. Quando votate il candidato del collegio uninominale, ok, immaginate l'elezione del sindaco, ve la ricordate come funziona un po' tutti? Cioè, si può mettere una X sul sindaco e una X sulla lista, ok? Benissimo. Se io metto una X sulla lista, il voto va anche al sindaco. Se metto una X sul sindaco, sto dicendo io voto per quel sindaco. E se non metto nessun voto a nessuna lista, non mi interessa nessuna lista voglio dare il voto. E si chiamano i voti dati solo al sindaco. Bene, stavolta invece qui funziona così. Io posso mettere una X sul nome e il cognome del collegio uninominale, quindi del candidato simbolo di quel mini collegio, e una X sulla lista, ok? Quindi i voti vanno al candidato del collegio uninominale e alla lista. Ci saranno delle persone che decideranno di mettere solo la X sul nome, per esempio, che ne so, candidiamo un personaggio importante, famoso, o un giornalista, o uno scrittore, lascio a voi l'immaginazione chi può essere, in un certo collegio, e la gente attratta da quel nome ci mette la X. Dice, a me non mi interessa né il PD né SEL, però se mi candidi Saviano, io metto X su Saviano. E uno dice, io sto votando Saviano, sto votando questa gente qua, con tutto rispetto per Saviano, che questa legge finalmente si è accorto che fa schifo e l'ha detto qualche giorno fa, meno male, era ora. E dicevo, comunque, il concetto qual è? Uno magari mette una X lì sperando di dare il voto, no,
perché quelli che fanno questa scelta, i voti vengono anche quelli distribuiti in maniera proporzionale a tutte le altre liste collegate. Quindi si prendono i voti della lista propria più quelli del candidato simbolo del collegio, che vengono distribuiti tra le liste. Quindi capite che è una cosa anche che non regge come meccanismo. Poi la soglia di sbarramento. La soglia è abbassata al 3%, ok? Il 3% accedi ai seggi, quindi ogni lista nella coalizione che ha il 3% accede ai seggi. Ma uno dice, se io prendo il 2,9%, quindi non conto nulla, no? Se prendi dall'1 al 3%, i tuoi voti servono a sommarsi ai voti della coalizione per il riparto totale dei seggi. E ora vi faccio l'esempio pratico. Quindi cosa succede? Se io prendo l'1,1%, io servo alla coalizione e quindi in cambio voglio qualcosa. Magari qualche candidatura di qualche candidato in qualche collegio di quelli blindati, sempre quando si dice lì c'è il 90% che prende un partito, eccetera. Ecco, esempio, coalizione 1, PD prende il 25%. Partito dell'amore 2,5%, non prende nessun seggio. Il partito dei pensionati prende il 2,5%, non prende nessun seggio. Il partito dei cacciatori non prende nessun seggio, prende il 2,5%. Tutti insieme fanno il 32,5%. Il Movimento 5 Stelle prende il 32%. La coalizione 3, centrodestra, prende il 31%. E il PD, anche se ha preso solo il 25%, grazie alla somma delle altre liste che non prendono seggi, lui prende 32,5% come se fosse il partito più votato dei seggi, e vanno chiaramente solo al PD perché gli altri non accedono al riparto dei seggi. Chiaro? Quindi abbiamo tre liste che vanno in coalizione, che magari non accedono al riparto dei seggi, ma contribuiscono ad aumentare artificiosamente il numero delle percentuali delle cifre elettorali del partito capofila di quella coalizione, per poter poi portare ad avere più seggi quel partito lì. Questo è quello, quando diciamo chi vince perde e chi perde vince. Questa legge porterà questo tipo di risultato. E chiudo qui la parte, diciamo, tecnica. Qual è l'obiettivo di questa legge? L'obiettivo di questa legge è esclusivamente quello di fare il possibile perché, uno, ci sia l'ingovernabilità. Si sono riempiti la bocca da anni dicendo che il paese necessita di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi governerà il paese. Bene, questa legge è la legge peggiore per avere questo tipo di risultato. Ci vorrà un bel po' per sapere chi ha un po' più di seggi dell'altro, non chi governa, attenzione. Ecco. Poi l'altra motivazione sono le coalizioni. Finalmente hanno risdoganato quella cosa che avevano lì, che la volevano tirar fuori ma non potevano perché era impopolare, le coalizioni. Cioè faranno le solite accozzaglie come sempre, come la volta scorsa, che abbiamo avuto il premio di maggioranza al PD grazie alla presenza di SEL e degli altri partiti che erano dentro, e subito dopo spaccati ognuno per la sua strada, per avere la possibilità ciascuno di rinsaldare i propri elettori. Perché voi immaginatevi gli elettori di Siri, possibile, questi qua a dover votare PD rimarrebbero male, non lo voterebbero mai. Però diamogli la possibilità di poter mettere la X sul loro simbolino. E allora, i sinistri italiani, i comunisti dei lavoratori, i comunisti italiani, i comunisti veri, i comunisti quelli rossi, i comunisti di una volta. Ognuno ha il suo piccolo giochino e mette la sua lista. E così dalla destra ci abbiamo i leghisti, quelli del Veneto, indipendentisti. Ognuno mette il e ognuno mette la sua, è contento, convinto di avere votato il proprio partito, la propria lista, il proprio listino, e invece sta contribuendo sempre a fare l'inciuccio tra Renzi e Berlusconi, perché l'obiettivo unico e ultimo, perché non c'è altra soluzione, con una legge del genere non c'è governabilità, non ci sarà uno che vince,
per cui necessario l'inciucio tra Renzi e Berlusconi. E chiudo facendo un appello, e lo dico a voi, ricordatelo ai vostri amici leghisti, se avete degli amici leghisti, ricordate che con questa legge elettorale il signor Salvini, che ha sempre tuonato, si può istancare? Il signor Salvini, che ha sempre tuonato contro Renzi, contro Berlusconi, eccetera, sta accettando una legge elettorale che regalerà il paese nelle mani di quelli che ogni tanto lui dice essere i suoi piacevoli nemici. Questo in cambio di cosa? Di poter piazzare, che ne so, qui al collegio uninominale, che magari hanno, dove magari hanno numeri alti in termini di percentuale, piazzano il loro candidato che vince e prende il seggio. Ovviamente in tutta Italia non andrà così, ma riusciranno a piazzare i loro uomini, cioè i suoi uomini, quindi attenzione, non la Lega, i candidati migliori, no, quelli che il signor Salvini deciderà di mettere, cioè i suoi fedelissimi, facendo fuori tutti gli altri, nei vari collegi uninominali blindati. In cambio di questo cede il paese a Berlusconi e Renzi. Capite di cosa stiamo parlando? E oggi si riempiono la bocca ancora col referendum dell'autonomia e con l'autonomia e l'indipendenza e il federalismo. Questa è la gente che oggi continua a tradire i propri elettori. Renzi è quello che diceva che le coalizioni sono il male di questo paese, basta coalizioni, andiamo da soli, forti, partito unico, eccetera, e ancora una volta abbiamo le coalizioni. E aggiungo, questa legge elettorale è stata scritta da tre persone che il Parlamento non ci sono. Renzi, Berlusconi e Salvini non sono in Parlamento. Ok? È stata scritta fuori, è stata data a Rosato che l'ha consegnata, ha fatto esclusivamente il postino, quindi non dovrebbe neanche portare il suo nome, visto che lui è solo un mero postino della legge elettorale scritta altrove. E qui chiudo. Settimana prossima la legge martedì arriva in commissione al Senato. Già martedì ci sarà conferenza dei capigruppo, che è quella che decide il calendario, alle ore 13. Quindi già alle 14 sapremo il calendario delle prossime settimane e sapremo quindi quando la legge elettorale arriverà in aula al Senato, se arriverà con una data certa o una data variabile. Durante la settimana si lavorerà in commissione per qualche giorno e la settimana successiva in aula sicuramente. Queste sono più o meno le previsioni. Tenetevi pronti perché sarete chiamati per venire a Roma, stavolta in 1 milione di persone, perché non dovremmo essere di meno. E dico, tenetevi pronti perché stavolta vi avviseremo per tempo, perché la fiducia ci è arrivata tra capo e colla alla Camera, nessuno si aspettava veramente che arrivasse da tanto, perché il giorno prima avevano detto mai fiducia, assolutamente, mai pensato alla fiducia, la mattina è forse la fiducia, il pomeriggio è che di la fiducia. Quindi capite, anche noi ci siamo trovati spiazzati, abbiamo dovuto chiamare all'ultimo momento, però avete risposto veramente in tantissimi, c'erano migliaia e migliaia di persone di mercoledì all'1:30 a Roma da tutta Italia. Sì, qualche faccia l'ho vista anche in giro, che è qui presente, e sono venuti in giro di poche ore, veramente una cosa, devo dire che ci dà coraggio, ci ha dato la forza di andare avanti, ma non ci fermeranno, con un sorriso andremo avanti anche davanti a questa legge elettorale, e come al solito tutto quello che era impossibile noi l'abbiamo fatto. Sembrava impossibile che noi potevamo andare alle elezioni politiche e avere quei risultati, l'abbiamo fatto. Sembrava impossibile vincere il referendum costituzionale e l'abbiamo fatto. Sembravano impossibili tante cose. Ci hanno detto fatevi il vostro partito e vedete se arrivate in Parlamento. E l'abbiamo fatto. L'impossibile non ci spaventa. L'impossibile non ci spaventa. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli, con un sorriso, li seppelliremo tutti i dinosauri della politica. Stop.
Vito, qualcuno domande? Sì, allora. Domande rapide? Rapidissime. Devi spiegare una cosa. Prima di tutto, microfoni e rapidi. Prima di tutto, chi ha tirato fuori la norma che un italiano si può candidare anche all'estero? Primo. E seconda cosa, mi devi spiegare l'ipotesi in cui noi andiamo al governo da soli, come funziona? Questa è la prospettiva che io non so, ci sto studiando, non ho ancora capito bene. Altra domanda? Dai. Altro giro di domande? No. Io volevo fare una domanda alla Paola, più che altro. Ok. Prima hai detto dei finanziamenti che avete in mente sulle auto elettriche, ma solo sulle auto elettriche o sul rinnovabile, tipo idrogeno e cose del genere? Sì, una domanda. Tu prima hai parlato di che le circoscrizioni plurinominali avranno un numero limitato di candidati rispetto ai seggi possibili. E se metti il caso che vincessimo col 90% noi, chi ci mettiamo dentro? Magari. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta per essere pronta ad accogliere qualunque tipo di risultato e quindi non può essere fatta in questo modo, un motivo per cui diciamo che è una legge assurda. Anche il precedente Rosatellum aveva questo tipo di caratteristica, è sempre fatta per limitare al massimo il numero dei candidati e mettere solo quelli blindati. Quanto riguarda le due domande precedenti, poi passo la parola a Paola. E chi ha tirato fuori quella norma? Quella norma è venuta fuori un emendamento Lupi. Ve lo ricordate Lupi, il ministro, quello dei Rolex, l'orologio che è stato dovuto dimettere perché gli abbiamo rotto un po' le scatole. Quindi capite, questa gente, questi cespugli, questi muschi che ancora vivono nelle rocce e così via, questi qua hanno ancora questa capacità di tirar fuori queste soluzioni del cilindro, come dire, conigli dal cilindro, perché evidentemente dovevano piazzare qualcuno, perché qualche impresentabile magari lo piazzeranno in Brasile, dove abbiamo grandi numeri, dove alcuni, magari il PD ha grandissimi numeri in Brasile, allora gli piazzano un impresentabile. Voi capite che senso ha? Italiani all'estero. Ora, uno può essere d'accordo o non d'accordo sul fatto che gli italiani all'estero abbiano una rappresentanza nel Parlamento italiano, ok? E io posso rispettare le due posizioni, ma se gli italiani all'estero devono avere una rappresentanza, deve essere una rappresentanza degli italiani all'estero, altrimenti se io mi candido in Brasile e vengo eletto in Brasile, ma cioè, che cosa è cambiato? Niente, io rappresento qua Brescia, perché io vengo da Brescia, quindi non rappresento certo il Brasile e non ho nessun interesse a fare gli interessi degli italiani all'estero in Brasile, oltre a non saperne niente di quello che succede in Brasile, ovviamente nei nostri italiani. Quanto riguarda l'altra domanda, ovviamente con questa legge elettorale è ancora più difficile ottenere un risultato del genere. Con la legge attualmente in vigore, per esempio il consultellum e il legalicum, chi raggiunge il 40% può avere il premio di maggioranza. Il 40% non è impossibile da raggiungere con la soglia di sbarramento che era prevista dal legalicum, cioè l'italicum corretto dalla legge elettorale, dalla Corte Costituzionale. Quindi con la legge elettorale attuale si può fare. Con quella che loro stanno approvando non lo potrà fare nessuno. E quindi il nostro obiettivo, ovviamente, se saremo la prima forza politica, se a noi verrà affidato l'incarico di governo, come abbiamo sempre detto, la nostra modalità è una sola. Questo è il programma, lo mettiamo sul tavolo, non ai segretari di partito, ok? Non ai segretari di partito, ma ai parlamentari eletti, a coloro che sono rappresentanti del popolo lì dentro, e diciamo: questo è il programma, ci stai? Se non ci stai, però ti assumi la responsabilità di dire no al reddito di cittadinanza, no alla mobilità sostenibile, no al trasporto pubblico, no alla scuola pubblica, no al sociale, no alla tutela dell'ambiente, perché quelli sono i punti del programma, non sono punti del programma campati in aria, chissà che cosa. E quindi quella potrebbe essere una anche rivoluzione culturale dell'approccio in Parlamento. E quindi gli accordi non vengono fatti sulle poltrone. Oggi gli accordi di governo non vengono fatti. Facciamo governo insieme vuol dire che ministeri mi dai, quanti me ne dai e quali. Ok? Io ti dico no, si fa un lavoro sul programma. Questi sono i punti di programma, ti stanno bene? Sì, tranne quello. Bene, mettiamo da parte quello e lavoriamo su quegli altri. Molto semplice. Non darà mai. Sì, molto velocemente sulla domanda sull'auto idrogeno. Per carità, noi non escludiamo niente.
e va benissimo qualsiasi tecnologia, diciamo qualsiasi fonte meno inquinante rispetto alla benzina o al motoroscopio in generale. Diciamo che attualmente le auto elettriche sono quelle probabilmente più a portata di mano, perché quelle ad idrogeno sicuramente hanno tecnologia ancora un po' più indietro, e per cui in questo probabilmente prima fase noi abbiamo pensato di concentrare anche gli incentivi sulle auto elettriche. Poi in un secondo momento, quando un po' la tecnologia dell'idrogeno sarà più sviluppata e avrà dei costi anche di produzione e di diffusione minore, sicuramente sarà di incentivare quello. È solo un percorso, diciamo, a step, per cui probabilmente in questo primo step, proprio perché c'è veramente l'urgenza di diminuire i livelli di inquinamento, di diminuire quindi le auto a benzina, per cui adesso l'unica cosa, diciamo, fattibile in tempi molto brevi è questa sulle auto elettriche, poi in un secondo momento assolutamente anche l'idrogeno. Posso aggiungere una cosa anche sulla domanda di Michele sulla legge elettorale, perché io sono un tipo molto pragmatico, per cui guardiamo anche i numeri. Non sono una cima in matematica, però ce la posso fare, no? Perché guardavo in questi giorni, diciamo, i vari sondaggi, che io ci credo relativamente ai sondaggi, perché sappiamo che sono fatti un po' così, però diciamo che anche mettiamo insieme i sondaggi di tutti questi 5 anni, insomma, abbiamo un'idea. Adesso il PD con i vari cespuglietti arriva all'incirca al 35%, all'incirca. Se metti insieme Forza Italia con la Lega e Fratelli d'Italia, anche loro sono all'incirca al 35%, non molto di più, perché comunque mettendosi in coalizione un po' di voti li perdono, questa settimana ne hanno persi sicuramente questa porcata. Noi siamo comunque abbastanza stabilmente da mesi all'intorno al 30%. Per cui parliamo di 5 punti percentuali, abbiamo 6 mesi di campagna elettorale, questi tra l'altro ci stanno anche aiutando a fare la campagna elettorale, per cui non è assolutamente impossibile. Noi rischiamo, fra virgolette, con un 36%, che ripeto è alla portata di mano perché comunque siamo lì, con un 36% di riuscire a battere anche quelle coalizioni, anche perché insomma, come mi pare abbia detto anche Vito, se c'è una regola non scritta all'interno del Parlamento è che una legge elettorale, uno che si fa una legge, chi si fa una legge elettorale per vincere poi li fa perdere, perché in passato è successo sempre così, vero? Scusa, una domanda. Ok, una cosa sola, la posizione di Mattarella, quale fiducia avete in Mattarella che firmi questa cosa? E l'altra cosa, se si può chiedere, prima di andare a votare, un giudizio dalla parte della Corte Costituzionale. Cioè, prima di vincolare il fatto che questa legge elettorale, dire che dia prima un giudizio dalla Corte Costituzionale, che poi uno si fida o non si fida, ma almeno chiede un giudizio che non sia a posteriori, dopo 5 anni, quando mai è stato eletto il nuovo governo, il nuovo Parlamento, e dire questo, grazie. Allora, io sulle macchine elettriche, ci sono dei kit adesso di trasformazione, però questi kit mediamente costano sui 10.000 euro. Perché? Sì, guarda, infatti una cosa che tra l'altro non ho citato prima è il retrofit, che anche quella è una cosa fattibilissima. Noi negli incentivi che abbiamo previsto anche questo, cioè che siano incentivi non soltanto per l'acquisto di macchine nuove, ma anche per il retrofit, perché comunque veramente oggi è fattibile. Io ho visto anche delle macchine carinissime, delle vecchie 500 col motore elettrico, io le trovo carinissime tra l'altro, per cui assolutamente si può fare anche quello, sono da incentivare, perché effettivamente adesso, come dicevi tu, costano tanto. È anche una cosa che non ho detto prima, per esempio uno strumento anche che, diciamo, incentiverebbe in maniera diretta sono dei finanziamenti a tassi ridotti, perché oggi come oggi molti che prendono una macchina fanno un finanziamento perché non hanno i contanti, e concedere dei finanziamenti a tassi ridotti o dei fondi di garanzia per l'acquisto di un'auto elettrica o per fare retrofit sarebbe un altro strumento. Che esatto, però insomma, lo so appunto, perché purtroppo anche in passato tra l'altro il sistema degli incentivi è stato molto diversificato, per quello noi abbiamo detto concentriamo gli incentivi in questo momento sull'elettrico, perché è la tecnologia che ha un migliore, diciamo, rapporto come produzione di, quindi un più basso
una più bassa produzione di inquinamento e una tecnologia che veramente volendo è fattibile e ha dei costi che volendo sarebbero abbastanza limitati. Mi permetto solo di aggiungere una cosa a quello che ha detto Paola, è anche una questione di tecnologia industriale. Allora, la tecnologia industriale è lo sviluppo del paese, per esempio deve investire nelle nuove tecnologie. Allora, in una fase l'incentivo ha uno scopo esclusivamente di incentivare anche l'industria ad aumentare, quindi produrre quella famosa economia di scala. L'esempio più classico è quello dei pannelli fotovoltaici, che oggi hanno dei prezzi talmente accessibili che non hanno più bisogno di fatto dell'incentivo, si ripagano da soli. Per un periodo invece dovevi incentivarli perché costavano, man mano aumentano i produttori, quindi può essere anche un incentivo all'industria del paese a creare lavoro, giusto per ricordare quella parola che ricorre sempre, e quindi nuovi sviluppi economici del paese e non quelli che ormai hanno cominciato a perdere la loro efficienza. E quanto riguarda Mattarella zero, nel senso che non abbiamo nessuna speranza per una serie di motivi. Primo, perché Mattarella è figlio di questo Parlamento, è figlio, quindi di non c'è niente da fare, cioè, per cui non vedo perché dovrebbe, come non l'ha mai fatto in questi anni, tuonare o fare qualcosa di diverso da ciò che gli viene chiesto da quelli. E poi perché anche ci siamo ridotti agli ultimi mesi. Mattarella è da anni che dice che bisogna fare la legge elettorale, bisogna mettere, adesso ci si riduce agli ultimi mesi, quando che cosa può fare? Dire no, rimandarla indietro, creando di nuovo un problema? No, si trova anche lui in una condizione che, anche se volesse, e non credo che avesse avuto nessuna intenzione di farlo, non lo potrà fare, insomma, perché sei all'ultimo pronto, che fai? Ti rimandi la legge elettorale indietro? Sarebbe effettivamente per un Presidente della Repubblica un po' sconveniente, quindi nell'uno nell'altro, quindi anche se uno volesse magari avere fiducia, dire alla persona rispettabile eccetera, comunque l'hanno messo nelle condizioni di non poter fare nulla. Corte Costituzionale, giudizio preventivo, guarda, sì, nel senso che ovviamente appena sarà approvata, il giorno dopo cominceremo con la solito meccanismo già fatto con l'Italicum, già fatto con il Porcellum, per cui con tutto il pool di avvocati con cui siamo stati sempre in contatto rifaremo lo stesso iter. Peccato che quell'iter, come sapete, ha dei tempi biblici. Certo, un paese serio vorrebbe che la Corte Costituzionale si fermi un attimo e decida immediatamente, anche perché vorrei ricordarlo, nella riforma costituzionale tanto sbandierata da Renzi avevano inserito una norma per cui le leggi elettorali, prima di entrare in vigore, dovevano passare il vaglio preventivo della Corte Costituzionale. Quindi non è che lo stiamo dicendo noi, lo state dicendo voi che volevate quella riforma e la volevate mettere, che era una delle poche cose buone di quella riforma, solo che messa in mezzo a quella merda, ovviamente anche la cioccolata puzza, ecco. Direi che è mezzanotte, fuori c'è la zucca, la carrozza che sta